giovani e abbiamo assolutamente dei grandi maestri. Il cinema italiano ha fatto la storia e non penso che il cinema sia in crisi oggi. Sicuramente ha cambiato volto, è cambiata anche quella che è l'aspettativa dello spettatore, e però quello, come appunto come Federico Fellini, è sicuramente un maestro al quale bisogna ispirarsi. Poi il sogno è quello che da sempre, diciamo, connota la mia passione appunto per questo ambito. Già nella tesi, nella mia tesi di laurea, appunto, approfondivo proprio il discorso del sogno nei film, e il prossimo progetto sarà un sogno raccontato attraverso gli occhi di una bambina.